Sindaco di Girolamo, Terni sotto shock e sconvolta per quanto è successo questa notte. La città è sconvolta e ferita per un fatto efferato, un delitto frutto di una violenza cieca che è intervenuta in maniera del tutto imprevedibile da parte di un soggetto visibilmente alterato nelle sue funzioni intellettive, che era stato già bloccato da alcuni agenti in borghese, ma che è riuscito a fare questa violenza che, colpendo il nostro David in un punto vitale, ne ha causato la morte. Noi siamo tutti quanti sconvolti, siamo vicini alla famiglia, che io conosco personalmente da molti anni, essendo anche il loro medico curante, per cui alla sofferenza come sindaco si unisce quella come persona, e dobbiamo però conservare il nostro spirito di città che accoglie, di città nel quale il clima di convivenza civile pacifica non deve essere alterata da chi da fuori, venendo da altri posti, prova a rovinarlo. Questo è l'appello che mi sento in questo momento di rivolgere ai miei concittadini. Ecco sindaco, i reati a Terni sono in diminuzione, la città tutto sommato è una città tranquilla, però si sono verificati purtroppo in questo inizio del 2015 due episodi gravissimi che non si erano mai verificati a Terni, cioè un omicidio durante un furto in una casa e questa cosa drammatica di ieri sera. È frutto dell'imprevedibilità, dell'assurdità degli eventi? Pensiamo di sì, perché come veniva detto l'azione congiunta del piano per la sicurezza fra le varie forze dell'ordine coordinate dal prefetto e dal questore ha dato dei risultati che noi riteniamo significativi, con un calo importante complessivamente di tutti i reati, in particolare questi effrattivi, questi che sono fatti attraverso la violazione della nostra intimità, quale avvengono per i furti negli appartamenti. Ma già il delitto di Campomicciolo ci aveva colpito perché c'è stata una reazione spropositata al di là di qualsiasi normalità nei confronti della signora Zilli, e adesso questo ulteriore delitto ugualmente ci ferisce profondamente, ma voglio assicurare che tutti quanti siamo impegnati per continuare a far sì che Terni mantenga e anzi migliori questo quadro di convivenza che l'ha sempre caratterizzato. Sindaco, avete deciso il lutto cittadino per il giorno dei funerali? Sì, noi siamo intenzionati proprio per questo a far sì che questo evento tragico sia portato sulle spalle da tutta la città e non lasciata soltanto su quella dei familiari e degli amici. Grazie. Buongiorno.